Eccoci finalmente arrivati a questo momento. Mio carissimo bisturi infame, è arrivato il momento che io compri da te questo oggetto scontato. Ho i soldi per farlo? Sì, siamo a livello massimo e nessuno ci perde? Assolutamente. Ale, tutto quanto ripristinato. Partiamo subito dalle cose un po' più belle cicciottose. Leggendario, assolutamente ci serve. Gli oggetti epici, assolutamente. E anche, purtroppo, gli oggetti rari. E questi sono i punti in creazione. Questi sono i punti che mettiamo alle lame, invece. Questi sono i punti per il fucile e il fucile da cecchino, ovviamente. Questi sono i punti che mettiamo invece alle pistole. Questi invece sono i punti che mettiamo a sangue freddo. Anche se credo che vorrei metterlo anche a questo, ma non ne sono sicuro per adesso. Lo tengo un attimo da parte. Mi rimangono fuori ancora 4 punti. Quindi questi ultimi punti quasi quasi li buttiamo sui danni da fucile a pompa. E con quest'ultimo punto direi aumentiamo la probabilità di colpo critico. E così abbiamo usato quasi 100 punti. E direi che la nostra build è completa. Guarda, proviamo subito la nostra build sniper stealth, che in realtà è un misto lame stealth. Ho fatto un bel mischiotto, ma bello serio. Vediamo, 79.000. Potevamo fare anche di meglio, ma perché non abbiamo preso il critico? 601.000. Questo è un critico. Stai fermo. Divertiamoci un po'. 329.000. Direi che ci divertiremo. Dopo esserci finalmente potenziati a dovere, è arrivato il momento di chiamare Judy finalmente, che saranno mesi che aspetta che noi la chiamiamo. Sei tu? Sì, sono proprio io. Credevo che fossi morto. E non lo credevi solo tu, pure io lo credevo. Sei l'unica a credermi morto. Esatto. Io pensavo che fosse finita. Io pensavo di essere stramorto. Le cose non sono esattamente come previsto, eh? No, non vanno mai come previsto. Voglio sapere di Evelyn. Ascolta, devo trovare Evelyn. Non mi va proprio di parlare di lei. Chissà perché non mi sorprende. Cosa ti ho appena detto? Dimenticatela. Non te lo ripeterò. Si sono lasciate, poverine. Incontriamoci, senti. Possiamo vederci. Per favore, incontriamoci. Sei Alizis? Ma non mi rompere le palle. E mi ha attaccato giù il telefono. Ma porca miseria. Allora, incontriamo Giuditta. Tra l'altro, tutte le missioni che mi sono rimaste, a parte poche missioni che appaiono di tanto in tanto, sono tutte quante missioni dove devo comprare le macchine. Eccoci di nuovo qui a Lizzy's Bar. Senti, devo rientrare. Ehi, non ti ho già visto. Wow. Ho una buona memoria per le facce. È vero. Per svagarti. In realtà sto cercando Judy. Devo parlare con Punch and Judy. È qui da voi. Wow. Scendi le scale. Io pensavo avrebbe opposto un po' più di... Oh, ok. Oh, grazie come al solito. Pensavo mi avrebbero rimbalzato molto più duramente. Ehi, dove vai? Non c'è niente da vedere qui. Ma che palle, ma tutti sti dialoghi, scusami a caso. E intanto, se non vi dispiace, questi soldi me li prendo. Ah no, ho sbagliato strada. Di qua. Scusami un attimo. Ah, ok, mi sembrava tutt'altra roba quel vaso. Giuditta? Judy? Dove sei? Ehi là? Smettila di mandarmi qui tutte le gioitoie che incontri. Che diavolo dovrei farci? Sarà la nostra buona reputazione. Se hanno bisogno vengono qui. Correggimi se sbaglio, ma non siamo un rifugio. Questo è vero. Meritano una possibilità. Potrebbero tornare utili.
dà loro un po' di tempo e recuperi l'investimento. Recuperare? Ti ho detto di no. Non sanno nemmeno badare a se stesse. Non quando sono ridotte a strisciare nel fango. Ma chi lo sa, potrebbero sorprenderti. Vero? Odio le sorprese. Se ti piacciono tanto i randaggi, va a occuparti del tuo ospite. Suze, ma scusami, non abbiamo ancora finito. Sì, esatto. Abbiamo finito, cazzo. Scusami, Suze. Buongiorno, eh. Ehi, Giuditta, ciao. Casini col capo? Non ti arrendi mai, eh? No. Non abbiamo più di chi stavate più parlando? Era il tuo capo? Nah, ascolta, sto o cercando forse Evelyn. Sono stata poco diretta. Ascolta, hai visto Evelyn? Devo parlarle. È importante. È un cadavere, va bene? Cerchi un capro espiatorio per quel disastro che chiami colpo. In realtà no, devo solo sapere chi l'ha soldata. Devo scoprire per chi lavorava. Tutto qui? Esatto. Tutto qui. Judy, non devi preoccuparti. Non le farò del male. Dai, è stata gentile con noi. Come potrei farle del male? Bene. È stato facile. D'accordo. Evelyn è una doll. Lavorava al Klaus. Mm-hmm. L'indirizzo è sul portasigarette sul mio tavolo. Prendilo e quando trovi Evelyn daglielo. Oh, ok, benissimo. Dov'è il portasigarette? Eccolo qui. Mega torre. Gran lusso. Tutto qui, Judy? Siamo a posto? Beh, allora buona giornata. Aspetta. Dimmi, lo sapevo che mi avrebbe fermato. Fammi sapere come sta. Ok. Assolutamente. Ti farò uno squillo, mi spiace, non ti prometto nulla, sarà meglio di no. Ti farò sapere. Faccio uno squillo, ok? Grazie. Grazie. Lo sapevo. Grazie, V. Di nulla, Giuditta. Ehi, Johnny. Perché non mi stupisce? Sei un engramma in una mente morente. Non ti dovrebbe più stupire. Vabbè, è quello è vero. Quindi, ok. Un salto a questo Klaus. Pensavo si sarebbe stato zitto. Bene, sei contento? Andiamo a farci un giro. Che tra l'altro, scusami un secondo, io non avevo anche dei messaggi? Dobbiamo parlare, è importante. Proviamoci. Non credo che risponderà mai. Impossibile consegnare il messaggio. Lo immaginavo. Lascia perdere. Ma che bel faccino che hai. Sei qui per i virtù di Jude, vero? Cosa? Roba di pregio, parola mia. Non sono male, ho visto di meglio. Non sono male, c'hai ragione. C'è nessuno meglio di Judy. Taglia i virtù come se fossero diamanti. Puoi dirlo forte. Beh, Mox, sei simpatica. Pensavo fossi una... che mi avrebbe spaccato la faccia, devo essere sincero. Allora, dove si trova? A che distanza? 1 chilometro. Facciamoci una corsetta. Chissà se posso passare in mezzo ai tetti per arrivare dove devo arrivare. Peccato che ci sia solo un fiume di mezzo. Mi è apparsa una moto da davanti. Tra l'altro devo riuscire a trovare un negozio di vestiti che adesso non mi ricordo qual è, perché c'aveva una modifica leggendaria per i vestiti, ma costava un sacco di soldi. Vorrei vedere se riesco a duplicarla però. Non sarebbe male. Ed eccoci arrivati alla fine. Eccoci qua, 100 metri e ci siamo. Che volendo potevo... Chi è? Che volendo potevo teletrasportarmi subito qua, ma... Beh, sai com'è, girare fa sempre bene. E quei tizi mi guardano storto, eh? Sarà l'ultima cosa che guarderete storta, stronzi. Sei pronto a farti saltare la testa? 734.000. Beh, non c'è male, vero? Ah, di poco! 754.000. Aspetta. Nah, mancato. Dannazione. Fermo. 875.000. Però. Prendiamo l'ascensore e vediamo dove ci porta. Per come la vedo io, qui finirai per farti fottere in un modo o nell'altro. Scusa. Oh, Johnny, ti voglio bene. Al cloud allora. Sono perso stavolta. Illuminami. Vediamo. La tipa della brain dance nasconde qualcosa.
Non è un caso che abbiamo già visto due Tiger Claws. L'edificio deve appartenere a loro. Perché non credi a Giuse? I Tiger Claw hanno legami con l'Arasaka. Vedo che qualcuno è di buon umore. L'Arasaka e i Tiger Claw sono in combutta. Interessante. Tutti i corporativi giocano sporco. Questo è vero. Sono più sporche di loro. Così i corporativi le lasciano alle gang. Non vogliono sporcarsi il completo. Ti stupisce? No, per nulla. Se Evelyn voleva sparire, specialmente dall'Arasaka, poteva fare di meglio. È una situazione davvero di merda. Pronta a incularci. Beh, se io vengo inculato, tu vieni inculato di conseguenza, quindi. Perché non credi in Judy? Judy stia mentendo. Perché? Una cosetta chiamata intuito, vi. Mai sentito? Oh, scusa. Oh no, mi sono curato a caso. Benissimo. Prepariamoci a non farci inculare, allora. Bel posto. Si chiama Cloud. Prossimo. Ah, possiamo cambiare modello. Ma che cosa carina. Ovviamente le armi via in queste zone. Sia mai che... Ehi, ti si è aperto il computer, lo sai? Benvenuto al Clouds. Qui sappiamo che cosa sta cercando. Sicura? Mi dispiace collegarsi al terminale. Sicura di saperlo? Va bene. D'accordo, facciamolo. Questa sarà una sessione dal vivo, quindi gli eventi potrebbero prendere una piega imprevista. Ma se anche dovesse sentirsi a disagio, non la interrompa. Si perderebbe qualcosa di incredibile. Ok, va bene, vediamo questa sessione dal vivo. Se non si sente pronto a continuare, puoi interrompere immediatamente la sessione. Va bene, receptionist. Scelga una parola d'ordine. Afterlife Samurai. E salvata. Ora abbia un attimo di pazienza. Sto scansionando il suo profilo personale. Perché? Ma dai! Ma dai! Ah! Posso... Aspetta, siete voi che me le state scegliendo, queste persone? Sky Angel. Ok. Due risultati. Interessante. Hai dei gusti particolari. È normale o... Chi può dire cos'è normale? In questa città tutto ha un senso. Dai gusti unici. Questo non è vero. Sarà il sistema. Allora chi preferisce? Angel o Sky? Evelyn? Sky? Preferisco Sky. Non avrei potuto scegliere di meglio. Qualsiasi cosa io avessi scelto, avresti detto questa frase. Poi potrà avventurarsi nel Clouds. Ok. Ecco a te. E... 500 euro dollari arrivati a questo punto sono veramente... a sua disposizione. Ma proprio spiccioli. Oh, benissimo, grazie. Aspetta nella cabina 9. Grazie. Si disconnetta pure. Ok, a grazie. Posto. Meglio non chiedere alla receptionist queste informazioni. La prego di lasciare qui con me tutti gli oggetti pericolosi. Oh, ma dai, non me le la... Ma che palle, non voglio perderle. Va bene. Solo due donne aprirebbero le gambe per te. Che tristezza. Vaffanculo, Gio. È uno dei luoghi più sicuri di Night City. Sì, ho capito. Oh, vaffanculo, Johnny. Grazie. Speriamo che non me le inculiate le mie armi, eh. Tanto, mal che vada, lame della mantide sia. Diamo un'occhiata in giro prima. E là, si è chiusa. Oh, ma guarda, c'è una guardia qui. Va bene, cabina 9 sì, allora. Scusa un attimo. Oh. Pervertito, lo sai. Cos? Johnny? È colpa tua. Avrei avuto più scelta se non avessi un certo parassita nel cervello. Ma dai, ma che cattiveria. Vorrei provare, giusto per sicurezza, a spegnerla. E il tipo non si è accorto, benissimo. Va bene, Sky. Incontriamoci. Ehi là, ciao. Io sono Sky. E tu devi essere Vincent? No, solo V. Oh, forse mi chiamo... esatto. V, soltanto V. Solo le persone che mi conoscono bene usano il mio vero nome. Ok, V allora. Ah, quindi Vincent è davvero il nostro nome. Oh, si prospetta interessante. Non me l'aspettavo. Allora, V, stai morendo. Cos? Parola d'ordine samurai. Come fai a saperlo?
Come fai a saperlo? Ti abbiamo scansionato. Nel profondo, ne hai paura. Rifuggi l'idea. E anche se fosse, a te che importa? Tra tutte le voci nella tua testa, quella che chiede aiuto è la più forte. Guardati intorno. Tutto questo è opera tua. Beh, effettivamente c'ha ragione. Effettivamente c'ha ragione. Stiamo qui perché stiamo cercando di evitare questo. Sto cercando qualcuno. Sto cercando una ragazza di nome Evelyn Parker. Lavorava qui. La conosci? Sai dov'è? Ti servono risposte, è chiaro. Ma non quelle di cui pensi di aver bisogno. Ti ho fatto una semplice domanda. Evelyn Parker non è la cosa più importante che stai cercando, vero? Avverto la tua paura. Ma scusami, ma... Hai paura di qualcos'altro. Ok, guarda, va bene. Non è quello che mi aspettavo, esattamente. Dicevano che qui avrei soddisfatto i miei desideri più reconditi. Non mi aspettavo questo. Esatto, quando esattamente. I miei desideri restano irrealizzati, diventano necessità. Siamo qui per raggiungerli. Siamo qui per andare oltre. Quindi quale sarebbe la mia necessità? Esatto, dimmelo. Il fatto che sei morto e lasciartelo alle spalle. Non si può accettare una cosa simile, quindi dovrei arrendermi? Accettarlo, certo. Mi raggomitolerò in un angolo e aspetterò qualunque cosa debba arrivare. Mi stai dicendo di arrendermi? Sei spaventato perché hai rinunciato ai tuoi sogni. Sì, per sopravvivere, però. Per diventare il migliore di tutta Night City. Beh, prima che mi inculassero. Pura fantasia, voglio ancora diventarlo. Voglio ancora diventarlo. Non mi sono mai arreso. Ma le probabilità sono piuttosto scarse. Se crepo sarà brutto. Volevo sapessi che esistevo. Non chiedevo altro. Invece di un sogno, stai vivendo un incubo. Esatto, assolutamente. Hai paura di finire cancellato, come se non fossi mai esistito. E questo è un pericolo, sì. O è solo la paura di diventare qualcuno diverso da te? Qualcuno con un braccio d'argento. Non morirò completamente, l'idea del nulla mi terrorizza. La morte è morte, sei finito, game over. Non puoi saperlo con certezza, anche se ci sei già passato. Credimi, l'ho vista, ed è una vera noia. Non hai mai smesso di affliggerti da allora, anche per il futuro. Non mi sto affliggendo, molto più del semplice dolore. Quello che ho passato è difficile dimenticarlo. Questo è assolutamente vero. Un problema degli altri. Cazzo, ero io che ammazzavo la gente. Adesso tocca a me. Non bastava morire una volta. Dovrò rifarlo da capo. L'assurdità della morte e l'inutile lotta contro di essa. Questo ti terrorizza. Ok, questo non è assolutamente quello che mi aspettavo. E ora che si fa? E adesso? Ehi, cosa tocchi? Cosa tocchi? Adesso scoprirai che cosa devi fare. Cioè? Vuoi dirmelo? In vita tua non sei mai arretrato di fronte a nulla, anche quando avresti dovuto. Ti muovi per Night City sapendo che un proiettile vagante potrebbe ucciderti mentre prendi un taxi. In realtà quello che mi preoccupa sono proprio i taxi. Di andare dove dovevi. E non ti fermerà ora. La discussione con questa donna mi preoccupa. Non so se ce la posso fare. Come faccio con tutti questi cambiamenti? Li stai già facendo. Hai fatto la differenza. In questo mondo tutto è in costante mutamento per diventare qualcos'altro. Beh, ho aiutato delle persone, questo non è vero. Preso. Non guardarti mai indietro. Se devi uccidere, uccidi. Se devi radere al suolo il mondo, fallo. Grazie per tutto questo. Beh, non è esattamente... esatto. Non ho neanche voglia di alzare. Non è esattamente quello che Fini mi aspettavo, tutto. Però... Ma ogni cosa ha una fine. Parola d'ordine, samurai. Samurai. Ma si era attristata? Che cosa succede? Ehi. Quella cosa mi ha sbattuto fuori. Cosa? Devo parlarti. Parlarmi? Hai tirato il freno d'emergenza e mi hai strappata fuori solo per parlare? Ehi! Cosa è successo? Ho fatto qualcosa di sbagliato? No, assolutamente. Che cosa sei su Evelyn? Non è quello che mi aspettavo. Grazie per la chiacchierata, è stata piacevole. Devo parlarti di Evelyn. Evelyn Parker, che cosa sai di lei? Non molto. Qui tutti hanno la loro cabina, i loro problemi.
è la loro vita. E i miei problemi? È un ecosistema fragile. A quelli come te piace fare irruzione, violare il sistema e cambiarlo. Beh, no. Alzati, ti pagherò per le informazioni. È un bel faccino. Sarebbe un peccato perderlo. Ti prego, mi serve il tuo aiuto. Ti prego. Devi aiutarmi. Ti prego. Ascolta. Potrebbe essere nei guai. Voglio solo parlarle, scoprire se sta bene. Avrei potuto anche pagare. Aiutato, quello delle doll non è il lavoro più sicuro del mondo. È vero. Un giorno ci sei, quello dopo no. E magari sei bella e sepolta. Me ne sono reso conto. Di solito qui ultimamente. D'accordo. Ho sentito dire che un cliente l'ha conciata male. Ma non so altro. Figa, ma povera. Altro? Queste stronzate capitano molto più spesso di quanto si voglia ammettere. Non mi sorprende, credimi. Dovresti chiedere a Tom. Quei due erano inseparabili. Chiacchieravano per ore e ore. Chi è Tom? Chi è Tom? Una doll come noi. Cosa pensavi? Una star dell'XBD? Dove lo trovo? Esatto, dammi informazioni concrete. Cabina 2, credo. Grazie, Sky. Vedi? Dopotutto ti sei... Ma dai, che stronzo! Che stronzo, Vi, ti ha parlato per un sacco di cose carine, adesso gli dici queste cose. Ok, devo passare di là. Posso? Ah, non posso. Male. Ma reale sarebbe molto meglio. Che però cazzo? Perché? Perché? Dico reale. Non posso entrare. Che significa? Sono qui tutte le cazzo di settimane. Non è autorizzato. Ma perché? Oh, sì che lo sono. No, signore, non lo è. Se vuole può discuterne con il manager. No, amico, ne discuto con te, qui e ora. E dov'è il manager? Sono io. C'è qualche problema? Questo è lui il manager? Non capisce che ho diritto a entrare. No, non ce l'ha. Vabbè. Da quello che vedo, il suo abbonamento VIP è stato revocato. Che cosa hai detto? Signore, si calmi o saremo costretti ad accompagnarla fuori. Boh, vabbè. E quindi... Ok, gli sbruffoni non mancano. Ho notato, Che fai, torni di sopra. Tra un minuto. Posso chiudere la porta? Ehi, buongiorno, ciao. Trova la tessera d'accesso dei VIP. Beh, non credo di averne bisogno. Passerò per un'altra strada. Attenzione. Roba leggendaria, fermi tutti. Ehi, vieni qui con me. Ti porto in un posto bello, un posto silenzioso. Cos'è, un coltello? Ok, sempre meglio di nulla. Assolutamente. E tu cos'hai? Ah, la chiave d'accesso al cloud. Ottimo. Però c'è questo tizio che mi sta guardando. O meglio, sta guardando esattamente in questa direzione. Minchia, meno male che il rumore non attira le persone. Ah, ma stava pisciando. Ok, scusami. Ti dispiace se ti interrompo la pisciata? Shh, va tutto bene. Va tutto bene, amico. Va tutto bene. Ah, una katana, ottimo. Va tutto bene, non ti preoccupare. Non ti succederà nulla. Resterai solamente qui a dormire. Non ti preoccupare. Ah, ma che tra l'altro... Oh, che stupido, qua c'era un muro. Il tizio stava guardando il muro mentre pisciava. Vabbè, nascondiamo sto cadavere. Ah, vabbè, nel coso dei rifiuti. Va benissimo. Aumenta i danni al secondo effettivi. Ah, grazie. Perfetto, sala VIP. Johnny, mi appari? Strano, avrei... Buondì. Ehi, ho la tessera. Ma per... meglio che la faccia breve. Due zombie sessuali lobotomizzati in un giorno solo sono troppo anche per me. Giornata dura? Ma perché... vita dura. Ma perché siete tutti abbassati oggi? Pensi davvero che non ricordino niente? Capisco. È quello il punto. Ma che problemi c'hanno tutti in questo posto? Del sushi. E io mangio, grazie. Ok, abbiamo detto che Tom si trovava qui, giusto? Ehi là, Tommy.
credo che ci sia stato un errore. No, nessun errore, Tommy. Non ho i tuoi dettagli. Mi spiace, non so cosa dovrei fare. No, dovresti solo parlarmi. Devo parlare con Evelyn Parker. È importante. Esatto. Siamo in due. Ho provato a chiamarla un sacco di volte, ma niente. Speriamo che non sia morta, poveraccia. Non è qui. Ha avuto un incidente. Doveva andare in una clinica speciale a Osaka. O era Oslo? Credo fosse Oslo. Per una nuova faccia. Inchia, l'hanno ridotta male. Quale delle due? Quale delle due? Osaka o Oslo? Sono due nomi completamente diversi, Oslo. Eh? Sì, sicuramente Oslo. Bene. Sì, vabbè. Ti ha detto che stava partendo? Ha detto lei che lasciava la città. Non motorino. Nah, ma non è venuta al lavoro. Non rispondeva, così ho chiesto a Woodman che stava succedendo. Chi è Woodman? Mi ha risposto che era partita, ecco. Woodman, chi è? Esatto. Il signor Forrest. Ma tutti lo chiamano Woodman. Perché si chiama Forrest? Tu perché? Perché okay, si chiama Forrest? Il signor Forrest, allora, che cosa fa? È il nostro custode, diciamo. Trova nuovi talenti, si occupa delle situazioni difficili. Tipo fare le ragazze che vengono menate? Chissà se Woodman può fare finalmente chiarezza su questa storia di merda. Non ci resta che sperare. Esatto, andiamo a cercarlo. Ecco cosa dovrebbero sostituire. Ma poverini, dai, stanno facendo solo il loro lavoro. Allora, andiamo a cercare il signor Woodman. Il tizio mi guarda male. Oh beh, non è mai stato un problema, no? Ecco fatto. Tutto risolto. Aspetta, c'è un oggetto viola qui, che è una katana epica. Ottimo. Così se finiamo nei casini, perlomeno. Allora, che cosa vuoi? Attenzione, attenzione. Telecamera, ok. Usa capacità tecnica oppure la forza? Usiamo la forza, ce l'abbiamo. Shh, va tutto bene, non è successo nulla. Però per giusta sicurezza, la katana me la metto. Oh, ma ho la mia pistola. Forse perché è segnata come oggetto missione, quindi non posso dropparla. Forse è quello il motivo. Comunque, vabbè, fanno tutti e due buoni danni. Però mettiamo la katana. Perfetto, non si sa mai cosa possa succedere. E qui dentro, la borsetta di Evelyn. Ha lasciato la borsa. Forse ne ha più di una. Ma c'è dentro tutta la sua roba. Esatto. Non mi fiderei molto, Johnny. Una donna che lascia la sua borsa non è mai un buon segno. Signor Woodman? Salve. Ehi, i clienti non possono entrare qui. Devo parlarle, scusi. Vai, bravo, e chiudi la porta quando esci, ok? Mi scusi, ma dobbiamo parlare. Sono molto occupato. A mangiare un panino? Cerco una ragazza di nome Evelyn Parker. Non abbiamo nessuno con quel nome. Non è vero, lo sai anche tu. Cosa le è successo? Avrà fatto quello che tutte le doll cercano di fare. Trovare un unicorno e accasarsi. Non è questa la verità e lo sai, Woodman. Vuoi trovare di meglio? Prova con Roxy nella cabina 2. Già, no. Lo stesso culo a mandolino. Il chip comportamentale farà il resto. Non vedrai differenze. Non è quello che intendo, Woodman. Mi sembri un tipo ragionevole, trovi una cosa, non capisci che c'è in ballo, dimmi solo dov'è Evelyn. Dimmi dov'è Evelyn. Non ho tempo per i tuoi giochetti. Devo sapere dov'è Evelyn. Se non l'hai notato, gestiamo un cyborgello. Non un ufficio a persone scomparse. Cyborgello. Lasciami indovinare. Ti sei divertito con quella doll un paio di volte e ora vuoi fuggire con lei verso il tramonto? No. Scendi, mi dispiace. Lì ti trovano un'anima gemella 2.0 in poco. Non è quello che mi serve, Woodman. Raggiungiamo un accordo. Sembri un uomo ragionevole. Potremmo trovare un accordo. E tu pagami. Mi sembri uno psicopatico del cazzo che non è mai stato mollato da una tipa o un tipo. Ma prego. Tu non mi sembri molto ragionevole, mio caro Woodman. Vedi solo i Tiger, ma non sai chi c'è dietro di loro. Siedi in questo buco umido che probabilmente chiami ufficio e credi di essere un grande, vero? Io sono un grande. Leggi le menti meglio della nostra cazzo di IA. Qualcuno gli dia un sei mai simpatico. Chiesto chi ci sia dietro le marionette dei Tiger Claws che tu chiami capi?
La ragazza che sto cercando è collegata alla Arasaka. Mi spiace, ora basta essere gentili. I capi dei Tiger Claws hanno a loro volta dei capi, se non lo sai. E che sei troppo insignificante per vederli. Oh, invece tu sei un pezzo grosso, eh? Sì, molto diciamo più grosso di te, credimi. Un certo membro del clan Arasaka non sarebbe felice di sapere che è successo qualcosa a Evelyn e che tu sei il responsabile. Di che cazzo stiamo parlando? Ok. Ti dirò com'è andata. Sentiamo. La ragazza che cerchi, Parker. Cerca di non fare cazzate, eh? Fai il bravo, non chiamare sicurezza o altro. Dimmi qualcosa che non so. Esatto. Ad esempio, dov'è? Credi di sapere come funzionano le cose qui, ma non sai un cazzo. Non sai un cazzo. Le doll non sono qui per offrire piacere e soddisfazione per bontà d'animo. Lavorano. E su questo l'abbiamo capito, grazie. Vieni al punto. E questo sarebbe parlare chiaro per te. Cos'è successo a Evelyn? Ho ricevuto ordini dall'alto di riciclarla. Riciclarla? No, ma ho trovato un bisturi disposto a darle un'occhiata. Ha detto che sapeva qualcosa. In che senso? Nome e indirizzo. Questo bisturi, nome e indirizzo. Non conosco il nome. Ma l'indirizzo sì. Il culo. Davvero? Si fa chiamare Fingers. Ha una clinica in un vicolo dimenticato da Dio su Jig Jig Street. Jig Jig. Puoi trovare Evelyn. Cercala lì. Va bene. E non tornare qui. Mai più. Tranquillo, non succederà. Prendi l'ascensore. Prima sparisci da qui, meglio. Grazie. Molto gentile. Il dottor Fingers di Jig Jig Street. Sembra un posticino incantevole. Tutti i come si chiama? I bisturi li ho già visitati tutti, quindi non mi sorprenderebbe, credimi. Strano che però mi lascia andare così. Mi aspettavo un po' più di resistenza, detto sinceramente. Però mettiamo via la spada, che si sa mai. E rieccoci qua. Non siamo più in zona ostile, spero. Prenda pure le sue armi. Grazie, signorina. E beh, è stato interessante. Buona giornata. Buona giornata. La prossima volta che avrà voglia del Clouds, non esiti. La ringrazio, ci penserò su. Benissimo, allora andiamo al Jig Jig Street. Ehi, davvero, cosa ci fai qua? Posticino. Ancora? Il suo stile viscido e sotterraneo. Pensi che lo troveremo? Credi che ce l'abbia Fingers? Che la troveremo lì. Se potessi prevedere il futuro, ora non sarei un cazzo di fantasma in testa a un morto che cammina. Vero, vero anche quello. Pensi che lo troveremo qui? Vedo che le dollhouse non ti vanno a genio. Vedo che la tua opinione sulle dollhouse non è cambiata. Oh, invece sì. Prima non ne avrei toccata una nemmeno con i guanti. Adesso le voglio tutte bruciare. Credo che bruciandole migliorerebbe tutto. Non ci credo, ho indovinato la frase. Non ci credo, non ci credo. Grazie Johnny. Grazie di questa chiacchierata. E ora sparisce. Ah no, stavolta no, strano. Guarda, mi giro. Uff, ah no, è ancora qua, è incredibile. Johnny, più passa il tempo, più passano le missioni secondarie. Cosa sta facendo quello? Cosa fa? Più credimi che mi stai diventando simpatico in realtà, anche se mi stai uccidendo. Esattamente quello che stavo dicendo. Micchia. Eccolo qua. Stiamo crepando piano piano. Johnny, che problemi che mi stai dando. No. Credimi che no. Micchia. Sono caduto. Guarda, hai visto? Cosa? Visto cosa? Perché stiamo parlando di questo? Ecco che arriva un altro comizio di discussione a Rosaka. Non voglio discutere. Perché stiamo discutendo ora? Vuoi dire qualcosa? Dilla. È evidente che c'è qualcosa che ti rode. È da un po' che cerco di capire come sei fatto. Per sapere con chi ho a che fare. All'inizio pensavo che fossi solo sfortunato. Ma dopo un po' ho capito qual è il tuo vero problema. Sentiamo. Sei sempre stato un servo delle corporazioni. Sostituibile. Forse una volta. Ti ha buttato fuori. Il meglio che potessi fare è stato diventare uno sterminatore di scab.
Ma ti dirò, non è comunque una brutta vita. Certo che sai molte cose del mio passato. Beh, ho visto dei flash del tuo passato. Proprio come tu hai visto flash del mio. Esatto, questo è vero. Ho paura di perdermi. Sai, non voglio smettere di essere me stesso. Ho paura del giorno in cui vedrò i tuoi ricordi come se fossero i miei. Cazzate. Se la mettiamo così, allora io dovrò convivere con l'idea di aver permesso a Deshawn di fregarmi, di fottermi alla grande. Sul serio, cosa vuoi? Quando diventerò te, me ne accorgerò? Senti, mi accorgerò del cambiamento. E io che ne so? È una di quelle cose che quando succedono non ti ricordi com'era prima. È la cosa peggiore che si possa fare a un essere umano, strappargli l'identità. Non so altro. Cosa vuoi da me però, Johnny? Vuoi dirmi che cos'è che vuoi? Cosa vuoi davvero? Voglio il tuo corpo. Mi aiuti a farla pagare alla Rasaka. Ah, stranamente no. Solo questo. Non sei proprio in grado di lasciar perdere, eh? Un nemico devi per forza averne sempre uno. Non hai idea di quello che vuoi, hai un obiettivo concreto, come me. Il tuo obiettivo è demolire la Rasaka, seppellirla. Il mio è stare a galla. Sembrano entrambi più. Mi piace parlare con lui. E coincidono anche abbastanza. Tu devi entrare nel Mikoshi per salvarti la vita. Una volta lì, io potrò distruggerlo. Quanto ci giri intorno? Basta, sono stanco. Rieccoci alla tua crociata. Entriamo nel Mikoshi e sovvertiamo il sistema. Ok. Ti dico perché voglio distruggere la Rasaka, ma te lo dico una volta sola. Sì. Vuoi saperlo? Assolutamente. Sì. Ok. Ho visto le corporazioni togliere l'acqua ai contadini. E poi anche la terra. E ho viste trasformare Night City in una macchina infernale, alimentata dalle sofferenze, i sogni infranti e le tasche vuote della gente. Robin Hood, insomma. Le corporazioni controllano le nostre vite, se le sono prese. E adesso vogliono anche le nostre anime. Cosa che la tua hanno già. Puoi dirlo forte e non esagerare, è vero? Hai ragione. Impossibile darti torto. Vi, non ho dichiarato guerra al capitalismo perché era una mia spina nel fianco o perché avevo nostalgia di un'America scomparsa. Questa è una guerra del popolo contro un sistema totalmente fuori controllo. È una guerra contro le fottute forze dell'entropia. Lo capisci? Sì, bisogna, lo capisco, e come? E come? Per sconfiggerle, per distruggerle. Se devo uccidere, uccido. Se mi serve il tuo corpo, allora me lo prendo. Peccato che io vorrei tenermelo il mio corpo, credimi. Ora non capisci, ma un giorno ci arriverai. Lo spero, credimi. Va bene, ti ho ascoltato. Grazie di questa chiacchierata, Johnny. È stato interessante.